Buon pomeriggio, Presidente. Come stai, Maria? Devo dire che a questo tuo dibattito partecipa un magistrato che o non capisce nulla di diritto o è molto spiritoso. La ringrazio. No, la faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. Grazie. Presidente. La ringrazio. Sì, ma dico, io vengo da una famiglia di magistrati, ma si vergognerebbero di aver sentito quello che ho già detto, questo come si chiama, palamara come il tonno. Mi sembra. Palamara come il tonno. Allora, io ho avuto tre zii procuratori generali della Corte di Cassazione. Qual è la motivazione di questo suo giudizio così severo? Su che cosa? Dalla faccia. Io ho fatto politica per 50 anni e vuole che non riconosca uno dalla faccia. Ora mi sembra molto offensivo questo modo di vedere. Sì, è offensivo così. E mi quereli, mi diverte se mi querela. E perché non mi querela? C'ha un nome, nomina assunto, come diceva, nomina assunto, vabbè, insomma, che i nomi esprimono la realtà. Lei si chiama la Palamara e ricorda benissimo l'ottimo tonno che si chiama Palamara. Presidente, al di là delle vicende, diciamo, tonnesche, degli ospiti che sono lieta di avere trasmissione, io volevo chiederle un giudizio sulla conferenza stampa di questa mattina, nella quale Mastella l'ha anche ringraziata per la lettera. Allora, io gli ho scritto una lettera dicendosi di dimettersi. Poi, come avevo promesso a Romano Prodi, che era molto preoccupato che lui non confermasse le dimissioni, gli ho scritto e gli ho telefonato dicendo di confermare le dimissioni. Perché Prodi era molto preoccupato che Mastella non confermasse le dimissioni? Mi scusi, ma lei ha sentito, tu hai sentito la divergenza, avvenuto ieri c'è stata la fiera delle due fiere dell'ipocrisia, due, come ho scritto oggi sul Riformista, le ipocrisie di condannare i professori di fisica che non hanno voluto all'Ateneo il Papa Benedetto XVI è stata una cosa aberrante. E io mi auguro che Rosi Bindi e Lusetti abbiano il buon gusto di non venire in Piazza San Pietro domenica. Qual era poi la seconda ipocrisia? Quella nei confronti La seconda ipocrisia dell'ex gli applausi. Ministro? E gli applausi, e gli applausi, gli applausi. Ora io dico una cosa, la battaglia contro la magistratura è stata perduta quando abbiamo abrogato le immunità parlamentari che esistono in tutto il mondo e quando Mastella da me avvertito si è abbassato i pantaloni scrivendo sotto didattura di quell'associazione trasovversiva e di stampo mafioso che è l'Associazione Nazionale Magistrati. Beh, penso però questo adesso intervenga lei perché mi sembra un po' troppo. Dottor Palamara, la mia buona educazione mi impedisce di rispondere, però mi sembra un'esagerazione. Intervenga lei, penso lei. Con quella faccia che ha detto quella serie di cazzate non parlo. Adesso la cambio la faccia. La mi spiego? No. La sostituirò. Quindi se tu vuoi lasciarmi parlare, mi hai qualcosa a dirmi? Mari,
T'ha fatto accendere quella una faccia di tonno. Una ultima domanda, perché mancano soltanto 2 minuti alla fine della ecco, puntata. Allora, l'ultima domanda che le pongo. Sì. L'ultima domanda che le pongo è una previsione su quello che accadrà al governo. Non accadrà nulla. Nulla. Io ho detto a Romano Prodi che vi sono due cose da fare. Aumentare gli stipendi ai magistrati. Abolire la norma per cui si può procedere solo se non si hanno demeriti. Anzi, io metterei l'anzianità congiunta al demerito, così Palamara farà molta carriera. La ringrazio, Presidente. No, e poi un'altra cosa, una sola cosa, sì. Nominare Di Pietro Ministro della Giustizia. Questa può altrimenti essere arrestano una... anche la moglie del Presidente del Consiglio. E su questo però scenario... Però tu sei una bella donna... Una cosa solo, tu sei una bella donna e una donna di gran gusto. Non invitare magistrati con questa faccia alle tue trasmissioni, per carità. Presidente, la ciao, ringrazio, Marita, le auguro buon pomeriggio. Ciao, le auguro cose buon chiare. Pomeriggio. Arrivederci. Arrivederci. Ovviamente, ovviamente, io sono lieta di avere ospite in questa trasmissione, dottor Palamara, e non manca molto alla fine della trasmissione, pochi secondi. Dottore, è ovvio che qualunque cosa lei abbia da dire, la trasmissione si allunga del tempo necessario per fargliela dire. Su penso questo è ovvio che c'è non poco ci sono da dire, tempi che tengano. C'è solo la buona educazione, che penso mi appartenga, debba prevalere, quindi come tale evitare di scendere una polemica mi sembra proprio dei bassi toni. Mi auguro che chi abbia, come dire, visto possa giudicare da solo. Questa è l'unica constatazione.